Lo cacchio Elo! Guarda che le sto bastardo! Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video! Ho cambiato postazione come vedete e mi sono messa anche il cavalletto, quello con la luce. Adesso vediamo quale luce può star meglio. Come si fa? Non mi ricordo più. Questo forse? No. Oh! Allora, abbiamo questa luce bianca. Poi abbiamo questa luce un po' più calda, questa luce un po' più fredda e sono tre luci, giusto? Quindi boh, cosa dite? Non so anche perché sono accecata in questo momento dalla luce. Comunque io opterei per questa qua azzurrina. Sì, mi piace, approvo. Bene, una volta che abbiamo aggiudicato la luce vi spiego il gioco che avete visto ieri, quello con le carte nere e le carte rosse. Questo effetto l'ho visto su un canale e l'ho abbastanza modificato. Ora vi faccio vedere la, la versione originale spiegandovi anche come funziona e poi vi spiegherò come funziona la mia e tutte quante le modifiche che ho fatto. Allora, intanto nel gioco originale, o almeno così come l'ho visto io in questo canale. Eh, si usano due mazzi, uno per giocare e uno per fare la predizione, mentre eh, nella mia versione non serve il secondo mazzo perché la predizione la prenderemo direttamente dallo stesso. Allora, gioco impromptu, quindi lo spettatore può tranquillamente mescolare e il mago andrà a prendere come predizione l'ultima carta sul fondo, in questo caso l'asso di picche. Chiaramente se la va a sbirciare con qualche scusa. Quindi, prende l'altro mazzo e si va a prendere l'asso di picche. Eccolo qua. Poi eh, chiede allo spettatore di buttare giù 26 carte, nella mia invece 25, anche perché togliamo una carta. Comunque 26 carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Queste 26 carte vanno divise per colore, una per una, così. Ci siamo quasi. Perfetto, un attimo che squadro i mazzetti. E con l'altro mazzo faremo la stessa identica cosa, solo che le carte del colore della predizione le faremo mettere sempre sullo stesso mazzetto mentre quelle rosse le metteremo in un mazzetto qua di fianco notare una cosa che la prima carta distribuita del mazzetto del secondo mazzetto sarà proprio quella della predizione e questa cosa a me non piaceva comunque ne parliamo dopo dunque nera nera rossa 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 ok Perfetto, ci siamo. Ora funziona così. Si fa scegliere un mazzetto rosso allo spettatore e si vanno a contare le carte di questo mazzetto. Se viene scelto il mazzetto, quello distribuito per ultimo, la carta sarà ehm, nella stessa posizione a partire dalla cima, ok? Quindi si conteranno le carte di dorso, mentre se sceglie il primo distribuito, la carta sarà nella stessa posizione, ma a partire dal fondo. E allora cominciamo da quelle dal fondo. Quindi supponiamo che scelga il mazzetto il primo distribuito. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La carta sarà dodicesima dal fondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E mostreremo chiaramente che la nostra predizione è azzeccatissima. Mentre in quelle dalla cima, diciamo, non sarà proprio allo stesso numero, ma una carta dopo. Ed era questa la cosa che non mi piaceva tantissimo, anche se comunque si fa in qualche gioco, ok? Però un conto è non poterci fare niente e allora va bene così. Però se puoi modificare questa cosa, perché non modificarla? Poi comunque lo vedrete. Quindi se queste qua sono 12, queste qua devono essere 14 per forza. Uno, due. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, la carta sarà quindicesima. E noi faremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eccola qua, l'asso di picche. Ok, questo in soldoni era il gioco originale. Vediamo come, come funziona la mia versione. Dunque. Lo spettatore va a mescolare, si usa come ho detto prima un mazzo solo perché eh, andremo a prendere praticamente la gemella della, della carta che diciamo è la stessa cosa. Ok, <coughs> dunque una volta che lo spettatore ha mescolato gli chiedo se vuole che la predizione sia rossa o nera, già questa è una modifica. Eh, va benissimo qualsiasi cosa lui mi dica, io devo andare a prendere la prima carta di quel colore che incontro appena scorro il mazzo, cioè scusate la gemella di quella carta lì, però attenzione, supponiamo mi dica nera, ok? Quindi giro il mazzo, scorro le carte, voi direte che la prima carta è l'otto di picche, invece per prima carta intendo a partire dalla cima, ok? Eh, nel primo gruppetto che vedo, quindi, in questo caso le carte nere sono due unite. No? Io devo andare a prendere la gemella del jack di fiori, quindi il jack di picche. Se invece mi avesse detto rossa, non avrei preso la gemella del sette di quadri, ma dell'otto di cuori. Ok? Perché è la prima, diciamo così, del primo gruppetto di quel colore lì. Ok, facciamo. Un altro esempio, mi dice rossa, giro le carte, scorro, vado a prendere l'asso di cuori, ovvero la gemella dell'asso di quadri. Mi dice nera, allora vado a prendere l'asso di picche. Capito? Chiaramente, può succedere invece che sul fondo troviamo eh, le carte singole. Quindi, ad esempio, se mi dice nera, eh, non ho gruppetti, ho tutte carte singole, quindi prenderò il due di picche stessa cosa se mi dice rossa, vedete che sono tutte quante singole queste carte, quindi prenderò il 6 di cuori. Ok? In quel caso lì non possiamo farci niente. Quindi se ci capita un gruppetto meglio, perché poi vedrete che questo stesso gruppetto ci nasconderà un attimino eh, la carta che andremo praticamente a forzare, se ci capitano carte singole pace ama, insomma, va bene lo stesso. Allora Facciamo che lo spettatore mi dica nera, quindi vado a prendere la mia predizione, giro il mazzetto, scorro. Bene, in questo caso andrò a prendere il jack di picche, ok? Perché la carta in questione è il jack di fiori. Quindi scorro e vado a prendere il jack di picche. Eccolo qua e lo metto coperto. Ora andiamo a portare giù, tutta questa cosa però la facciamo noi, ok? Perché dobbiamo maneggiarne... Allora, dobbiamo maneggiarne Oh signore, dobbiamo maneggiarle noi le carte. Oh, ce l'ho fatta. Quindi contiamo 25 carte, attenzione, 25 non 26. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 e 25 e il resto lo lasciamo un attimo da parte. Andiamo a dividere le carte per colore, ma non singolarmente una per una, ma a gruppetti. Quindi, le rosse di qua, poi chiaramente se ci capita una carta singola è ovvio che ne prendiamo una. Quindi così, tacchete, tacchete, un po' di qui, un po' di qua, un po' di qui, un po' di qua, un po' di qui e un po' di qua. E per par condicio anche un po' di qua. Questa faceva veramente cagare. Queste cose lasciamole fare a... A Jack Nobile. Ora eh, con l'altro mazzetto faremo la stessa cosa. Eh, la nostra predizione è di colore nero, ok? Quindi faremo un unico mazzetto nero, mentre al suo fianco faremo un altro mazzetto rosso, sempre a gruppetti. Quindi prendiamo queste carte. Ora vedete che non è più la prima carta. Quella che depositiamo nel mazzetto nero perché fortunatamente abbiamo trovato un piccolo gruppetto e coperta dall'otto, ok? Quindi va meno nell'occhio, diciamo così. Poi rossa, nera, rossa, nera. Perfetto, ci siamo. Stessa cosa come nel, nella versione originale, se sceglie il mazzetto, quello ultimo distribuito. Si andrà a contare dalla cima, se scegli invece il primo distribuito, si andrà a contare dal fondo. Ma con la differenza che in questa versione, prendendo come predizione la carta dallo stesso mazzo e contando 25 carte, la gemella del jack di picche, quindi il jack di fiori, sarà esattamente nella stessa posizione dalla cima e non dopo una carta. Ok, quindi è ancora meglio. Dunque, supponiamo scelga questo mazzetto qua. Contiamo quante carte sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La carta sarà esattamente nona dalla cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il jack di fiori. Poi mostreremo la nostra predizione. Ok? E naturalmente se è eh, nona dalla cima..

Bene, spero che questa mia versione vi sia piaciuta. Lasciate un commento, lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!